Una vera e propria dismissione, quella in corso ormai da anni sull'Abruzzo da parte delle Ferrovie dello Stato, con una sempre crescente marginalità sia negli investimenti che nei servizi. A denunciare la situazione è la Filt CGL, che chiede l'apertura di un tavolo di confronto con la Regione e con la Holding, nella prospettiva del nuovo piano regionale integrato dei trasporti. Anche il mega investimento contenuto nel recente patto infrastrutture tra Berlusconi e Chiodi sul potenziamento della linea Pescara-Roma non è tra le priorità del governo, senza parlare dei finanziamenti necessari, dai 3 ai 5 miliardi di euro. Il progetto della quale si parla, che è entrato nell'accordo di programma tra Governo e Regione Abruzzo, così tanto decantato, oggi il progetto preliminare è al CIPE e c'è bisogno che passi dalla fascia D alla fascia C, dove potrebbe essere finanziato, perché potrebbe diventare un progetto effettivo. Oggi è solo un progetto preliminare e se resta solo progetto preliminare rimane sempre lì. Se questa è la situazione sul fronte delle infrastrutture, anche nei servizi l'Abruzzo segna il passo. Si va dallo smantellamento completo della divisione cargo al declassamento degli Eurostar, mentre sul trasporto pubblico locale il materiale rotabile è sempre più fatiscente e i servizi alle decine di migliaia di pendolari vengono drasticamente tagliati. La CGL si è attivata, la Filt, in questo periodo proprio per sollecitare un rinnovamento del trasporto in complessivo e del trasporto ferroviario. La cura del ferro noi crediamo che abbia bisogno di questa regione. Oggi abbiamo materiali vecchi, linee vecchie e su queste bisogna intervenire, aggiungendo che bisogna intervenire poi sugli orari e sui titoli di viaggio per poter mettere in sincronia tutto un sistema insieme al trasporto pubblico locale, cioè la gomma, che dia più opportunità e più possibilità. Bisogna migliorare le percorrenze, soprattutto nella tratta romana, dove ogni giorno decine e decine di pendolari vedono sulla propria pelle le discrasie di questo sistema, sulla quale bisogna intervenire immediatamente.